serie di stupidaggini che sono abbastanza inquietanti. In un certo senso quella cultura italiana ci si può anche mangiare. Tanto bisogna conoscerla, poi ci si può anche mangiare. Dire che le cose che dobbiamo dire alzando la voce, non come si fa in maniera un po' populistica, come i cacicchi. Chi è che ha detto no? Io ho sentito solo sì. Mettersi dalla parte del cittadino, questo è quello che aiuta ad raggiungere l'obiettivo. Senza di lui, con la confusione totale che c'è, e beh, insomma, voglio dire, dovremmo ripartire per molte cose da zero. Il nostro credo è che il bene culturale è la locomotiva dello sviluppo del territorio. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo. Uno scopre il bene anche negli occhi degli altri e diventa qualcosa che fa migliorare la propria vita. Ben ritrovati. Benvenuti ai telespettatori, una nuova puntata di Italiani ed una nuova puntata dedicata ancora alle elezioni amministrative, elezioni che termineranno con il voto del 10 giugno. Stasera ci occupiamo di un comune della provincia di Caserta, il comune di Alife, un comune che conta circa 7.600 abitanti e un bacino elettorale di circa 5.600 elettori. E purtroppo ci rincresce in questa serata nella quale noi avremmo dovuto tenere un incontro con le quattro liste, quindi i quattro candidati alla carica di sindaco che abbiamo regolarmente tutti invitati. E purtroppo, come vi dicevo, ahimè, abbiamo qui, con piacere ovviamente, un solo candidato che è il dottor Salvatore Cirioli, che ricordo al pubblico, ma avremo modo di parlarne tra poco, è il sindaco eletto nel giugno del 2016, la cui giunta, consiglio è decaduto e spiegheremo dopo appunto i particolari. Io ci tengo a fare una piccola precisazione necessaria ed importante. Innanzitutto ricordo gli altri candidati alla carica di sindaco del comune di Alife, che sono Maria Luisa Di Tommaso, Fausto Sabino e Enzo Guadagno. Tutti e tre sono, ripeto, stati invitati. Personalmente ho provveduto varie volte anche a sollecitare la loro partecipazione. Rispetto la scelta di non partecipare a questo incontro, però ricordo sempre che queste trasmissioni, questi incontri, questi confronti sono sempre tesi a partecipare ai programmi elettorali dei vari candidati, con una partecipazione che indubbiamente attraverso un canale televisivo come Media TV, che ricordo essere una TV interregionale che copre regioni come la Campania, il Molise e della provincia di Frosinone, evidentemente è una modalità per arrivare nelle case di tutti, anche di coloro i quali non possono partecipare ai dibattiti pubblici, ai comizi, agli incontri, anche porta a porta. Ebbene, rinunciare a questi incontri, a mio modestissimo avviso, e mi prendo la responsabilità di ciò che dico, è un po' anche una privazione di democrazia, di partecipazione collettiva. Ma torno a ripetere, io ho rispetto massimo per coloro i quali rinunciano, rivolgendo però ai candidati che non sono intervenuti stasera un appello. Noi abbiamo un canale telefonico aperto, quindi possono eventualmente intervenire anche in diretta, così come tra l'altro potranno fare tutti i telespettatori che avranno necessità di voler porre domande all'unico candidato presente, appunto a Salvatore Cirioli, esponendo opinioni anche critiche e quelle che sono le aspettative che gli elettori si attendono da questa nuova amministrazione. Quindi, ripeto, sarei molto lieto, ben lieto, di ospitare anche telefonicamente eventuali interventi che volessero pervenire da coloro i quali stasera hanno ritenuto di non doverlo fare fisicamente. Con me c'è l'amico Ferdinando Creta, il nostro opinionista scomodo, e prima di entrare nel vivo della discussione, quindi di sentire quali sono appunto i programmi, le opinioni e soprattutto raccontarci un attimo anche per rammentarci ciò che è accaduto, certo, rispetto alla precedente competizione elettorale, io chiederei alla regia di mandare
in onda un brevissimo contributo proprio di Salvatore Cirioli che in occasione delle precedenti elezioni amministrative qui ospita in studio una piccola dichiarazione che lui stesso aveva fatto. Ascoltiamo. L'amministrazione precedente ha dovuto contrarre tre mutui per un complessivo 8 milioni e mezzo di euro più altri 3 milioni di euro di interessi che noi pagheremo fino al 31 dicembre 2042. Ogni cittadino che nasce ad Alife nasce con 22.000 euro di debiti e questo lo dobbiamo dire perché se non partiamo da questi risultati noi non andremo a finire da nessuna parte. Ci sono fatture di ogni genere, di ogni quantità in quel decreto, nel DL35, finanche una fattura di Trenitalia di 20.000 euro. Dove sono finiti i soldi degli alifani? Questo è quello che si aspetta dalla popolazione. Abbiamo voluto mandare in onda questa dichiarazione del candidato Cirioli perché ricordo al pubblico che dopo un anno solo di amministrazione cade la giunta guidata appunto dal sindaco Salvatore Cirioli, eletto primo cittadino nel giugno del 2016, sfiduciato dalla maggioranza dei consiglieri comunali, 8 su un totale di 12, mi corregga se sbaglio, 13 con il sindaco, che rassegnarono le dimissioni decretando la fine dell'amministrazione. Per fare un attimo il punto e ricordarci ciò che è accaduto, brevemente ci racconta per quale motivo, quali sono stati i motivi per cui è caduta la sua amministrazione nel 2016. C'è un riferimento anche a questa sua dichiarazione? Sicuramente c'è un riferimento, ma il riferimento fondamentale è il dissesto finanziario che noi abbiamo dichiarato nel 2017, il giorno della Domenica delle Palme, in una burrascosa seduta di Consiglio Comunale, dove la notte mi hanno bruciato due macchine. Quindi anche un dissesto familiare. Anche un dissesto familiare, ma io ci passo sopra su questo. Dissesto cui 4 persone che facevano parte della mia amministrazione non erano d'accordo e non volevano. Io voglio ricordare che... Chiedo scusa se la interrompo, voglio ricordare che almeno dagli appunti che ho preso che addirittura l'esposizione era per un ammontare di 12 milioni di euro dai quali maturati nella precedente amministrazione, quella che l'aveva l'amministrazione che l'aveva preceduta. Non solo, preceduta. Anche quella precedente ancora. E stanno tutti qua questi soldi, ci arriviamo in un attimo, glieli dico tutti. Volevo soltanto rammentare che mi sono trovato di fronte ad una situazione finanziaria drammatica appena arrivato sul comune, appena eletto. E purtroppo ci siamo resi conto che la situazione era drammatica. Oltre a essere drammatica, ma era impossibile andare avanti e garantire i servizi essenziali. Abbiamo provato se era possibile fare un riequilibrio finanziario e siccome sarebbe stato molto molto problematico, difficile e comunque nel giro di poco tempo ci avrebbe portato comunque al dissesto, dopo aver consultato magistrati della Corte dei Conti ed esperti contabili di ogni tipo, abbiamo dovuto dichiarare il dissesto. Mi sembra poi che la commissaria prefettizia approvò il bilancio previsionale, sì, che poi è andato appunto alla Corte dei Conti, che sentenza ha determinato praticamente quella che era un'incertezza degli incassi attesi, sì, dal Comune, quindi addirittura si poteva dire che la sfiducia... E a questo appunto era il tono e il tenore e il motivo della domanda. Si è scaturita proprio dalle sue attenzioni verso questo dissesto. Lei ritiene che la Giunta abbia terminato la sua opera nel 2016 per questo motivo, quindi per le sue attenzioni? Sicuramente no, per le mie attenzioni, perché per fare il bene dei cittadini, perché stavo dicendo, mi sono reso conto che non era soltanto un problema finanziario, era anche un problema legale, perché questi bilanci erano taroccati. E poi con il senno del poi la Corte dei Conti lo ha accertato già nelle due sentenze che già ci sono state. Però la cosa che voglio sottolineare è che in realtà il dissesto è stato votato da tutti. Quello che hanno fatto far cadere la mia amministrazione è stato soltanto un dispetto, perché se loro erano coerenti si presentavano quel giorno quando abbiamo approvato il dissesto in soli 5 consiglieri, loro erano in 8.
si presentavano, votavano contro il dissesto se avevano un midollo spinale ed erano sicuri che il dissesto non andava fatto, cadeva l'amministrazione e il dissesto non si faceva, pigliavano due piccioni con una fa. Invece sono scappati, come ho detto, nel comizio come dei conigli randagi. Ritorniamo sicuramente tra poco sull'argomento. Io intanto pregherei la regia di mandare in onda i contributi, le interviste realizzate da Federica Landolfi proprio nel comune di Alife. Ascoltiamo. Che se non fa qualcosa è buono, questo è tutto. Se è possibile fare qualcosa, almeno mettere la un paese un poco, che lei è tutto abbandonato. Magari pure una pista ciclabile. Come? Anche una pista ciclabile. La politica in generale che ne pensi? È tutto un baravoglio. Si vive abbastanza bene, una cittadina tranquilla. Quattro liste. Tantissime per piccoli paesi. Se ci dovessi descrivere l'IFA in poche parole, che paese è? È un paese meraviglioso che purtroppo sta crollando e bisogna fare di tutto per recuperarlo. Secondo te da che cosa bisogna cominciare? Da un cambiamento politico. Quattro liste per l'IFA. Sì, è un numero molto elevato di candidati che purtroppo... Diciamo, i cittadini hanno difficoltà nel voto perché ci sono amici, parenti, e è difficile scegliere, i voti si dividono. Siamo nel centro storico di Alife, avere un'attività qui, cosa significa? Caos, il paese è mal organizzato, non esistono carichi e scarichi merci, parcheggi, come vedi... Alife, che cos'ha di bello? Niente. Niente? Niente. Un messaggio per colui che diventerà il sindaco di Alife? Da cominciare un po' tutte cose. In generale? In generale. Cosa ne pensa delle quattro liste in lizza? È che 50 voti vanno a fare un sindaco. Per pochi voti, dice lei? Sì, perché 200 persone che vanno a votare. 50 euro, 50 euro per uno, vanno fatto 4 sindaco. Siamo ai bordi di un centro ricreativo per anziani, secondo lei va fatto anche qualcosa per voi? Sì. Cosa? Eh? Cosa? No, ci hanno levato tutto. Prima avevamo la carta ISE, che poco reddito pagava di meno, avevamo il pullman per andare al mare. Lei dice più agevolazioni? Sì. Più opportunità? Sì. Adesso noi ci hanno tolto tutto. Sono per tutti bravi per seguire. Quattro liste ci sono. E vince chi è più fortunato. E da che cosa deve iniziare? Sempre dal popolo. Un lavoro. Questo è tutto. Che si pensi un po' più ai cittadini, alle vivibilità, anche all'aria aperta, essendo in un posto dove c'è tanto verde. Allora torniamo nella discussione per affrontare al tema dell'argomento delle elezioni ad Alife. Ferdinando, un tema ricorrente, un argomento ribadito dalla cittadinanza è la presenza di queste quattro liste in un comune che, se vogliamo, comunque è più probabilmente grande di quelle piccole entità di 2-3 mila anime, ma parliamo sempre di un comune di meno di 8 mila abitanti. Quattro liste secondo te? Ma nei comuni come Alife, ma anche in comuni anche più piccoli di Alife, ultimamente con l'assenza di un'organizzazione politica c'è molta autoreferenzialità, tutti sono convinti che possono essere candidati, tutti sono convinti che eventualmente possono concorrere, partecipare. Non che la partecipazione sia una cosa sbagliata, però una partecipazione autoreferenziale è diversa da una partecipazione politica che viene da un percorso, da un'organizzazione evidentemente anche partitica, se è il caso.
oppure che sia il frutto di un'aggregazione civica che consenta, come molto spesso succede in questi comuni, la messa a regime di idee e confronto forte per poter far bene nell'interesse della comunità. Io però volevo, dall'intervento che ho sentito dal candidato sindaco Salvatore Cidioli, ho sentito un'espressione che mi ha toccato. Parlando di bilancio, ha parlato di bilanci taroccati. Certo. Mi farebbe piacere capire come ad Alife si taroccava il bilancio. Si taroccavano i bilanci, le faccio subito un esempio, gonfiando le entrate che non erano prevedibili. Le porto l'esempio dell'IMU, si incassavano 600.000 euro e si sarebbe potuto incassare 1 milione di euro, si portava a bilancio 2 milioni di euro. Avevano messo 700.000 euro dal taglio dei boschi, che è un'assurdità totale. Posso. Ma era frutto di una incapacità o di qualche volontà che eventualmente consentiva di conseguire risultati particolari per chi eventualmente andava a votare sul bilancio? Allora, l'incapacità, io faccio il medico, va in tutti e due i sensi. Questi andavano in un senso soltanto, quindi non è incapacità, ma è una cosa ben mirata, premeditata, e che la magistratura e la Corte dei Conti hanno accertato e hanno dichiarato nella sentenza numero 70 che è stata già pubblicata. Pensi che il responsabile dell'area finanziaria aveva accertato intorno ai 7 milioni di euro di disavanzo, è uscito il consuntivo del dissesto del 2016 approvato dalla Manganelli che parla di 16 milioni di euro di disavanzo. E Cirioli, sempre tornando all'osservazione che ho posto a Ferdinando, secondo lei invece perché queste quattro liste sono presenti, discostandoci un attimo da quello che potrebbe essere l'opinione e il parere di Ferdinando? Cioè, la sua opinione qual è? Perché quattro liste? È veramente una volontà di lanciarsi in qualcosa di improvvisato o la necessità di aggregare una cosa che non si riesce spesso a fare nelle piccole realtà comunale? Com'è possibile che nei piccoli comuni, e lo ripetiamo sempre in ogni nostra trasmissione che riguarda appunto i confronti elettorali, com'è possibile che non c'è aggregazione di professionalità, di persone legate al mondo della società civile normali? Perché? Allora, capita spesso che... Lei è un medico poi, sì, quindi potrebbe darci anche un supporto. Nel periodo elettorale viene quella che io chiamo l'elettorite, cioè gente disinteressata sempre. Lei da medico conferma gente che si c'è. È sempre disinteressata dei problemi del paese, che non si sono mai visti in giro, che non hanno partecipato alle assemblee pubbliche, alla vita pubblica, che come si arriva nell'approssimarsi di elezioni cominciano a tirare fuori i problemi del paese. Lei ritiene che sia una voglia di protagonismo, quindi non una voglia di promuovere, come si sente anche dai cittadini intervistati, un cambiamento politico, cioè allora, cambiare la qualità della vita. Il cambiamento politico va proposto attraverso un percorso, ma non un percorso di 5-6 mesi, 7 mesi, un percorso che viene da lontano. Allora io posso parlare della mia lista, che è una prosecuzione dell'amministrazione che abbiamo fatta nel 2016, un continuare questo programma nell'ottica del risanamento dell'ente, quindi è una cosa che va avanti da anni. Posso ammettere anche l'altra lista, Rinascita Alifana, dove tutto il vecchio si è consolidato. Ricordiamo, chiedo scusa, che farebbe capo al candidato... Di Tommaso. La dottoressa Maria, la dottoressa Luisa, Maria Luisa Di Tommaso, dove si è conglobato tutto il vecchio alla ricerca di un'ancora di salvataggio mentre stanno in un vascello ormai in preda alle onde di un mare tempestoso. Io ricordo sempre, ovviamente come ho fatto ad inizio trasmissione, che qualora i candidati che non sono presenti vogliono intervenire, c'è il nostro numero in sovraimpressione, che ricordo essere lo 0824 948 358. Chiaramente invito che è esteso innanzitutto ai telespettatori che vogliono rivolgere domande a Cirioli. Le altre liste, c'è quella che fa riferimento al Movimento 5 Stelle, che forse sull'onda candidato... del candidato Fausto Sabin, sì, che forse sull'onda del successo avuto il 4 di marzo, dove ad Alife hanno preso qualcosa come 2600-2700 voti,
forse è venuto questo spirito di rappresentanza, di voler mettersi in gioco. E poi c'è l'elefante, che abbiamo cominciato a vedere un movimento nuovo che ha cominciato a parlare da fine anno scorso, cioè quindi sempre in prossimità delle elezioni, con questa voglia di cambiare. Cirioli, lei poco tempo fa ha dichiarato: cercate di essere onesti prima di tutto, la politica deve essere fatta con le mani pulite, se c'è qualche scandalo, se c'è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, non deve essere votato, deve ma essere deve denunciato. Essere denunciato. Ed è la santissima verità, e lo ribadisco. Allora io sto cercando di portare sul comune di Alife, prima di tutto, la legalità, la trasparenza e l'onestà, cercando di mettere a regime prima di tutto la macchina amministrativa, perché il problema fondamentale che io ho trovato l'altra volta è stata proprio la macchina amministrativa. Pensi che sul comune di Alife, ma come si fa in tanti altri comuni, si facevano determine di impegni e liquidazioni contestuali, cioè senza vedere se uno ha fatto il lavoro, non ha fatto, come l'ha fatto. La procedura, il regolamento era un'utopia, cioè una cosa irrealizzabile, ma quasi. Se queste sono, diciamo, le considerazioni che lei spesso ha ribadito anche in occasioni precedenti, appunto abbiamo ricordato l'intervento della scorsa competizione elettorale, sì, che abbiamo mandato prima in onda, perché secondo lei allora la soluzione definitiva non avviene attraverso un consenso e addirittura poi si rischia, come è capitato a lei, di far cadere un consiglio comunale, una giunta? Perché, sì, allora vuol dire che non c'è questa ispirazione alla legalità? Sicuramente non da parte di tutti, e perché ci sono gli scheletri nell'armadio, perché purtroppo avendo iniziato questo percorso c'è stato il coinvolgimento della magistratura, sia contabile che la magistratura ordinaria. Quindi c'è un timore. Abbiamo avuto delle criticità sul cimitero, abbiamo avuto criticità sui rifiuti. Questo è ad esempio uno dei punti che avevo annotato, la vergognosa questione del cimitero. Ci spiega qual è la... Allora, la vergognosa questione del cimitero, praticamente venivano messi i morti nei sacchi per la spazzatura. C'era un mercimonio di loculi all'interno del cimitero, dove tutti sapevano, è una cosa che andava avanti da 5-6 cioè, anni. Cioè, può spiegare meglio? Allora, praticamente c'era un commercio di loculi dove venivano tolti morti da loculi, venivano messi nei sacchi di plastica nera, e in alcuni casi qualcuno è stato buttato anche nel compattatore della spazzatura. C'è qualcuno che non c'è all'appello. Queste sono cose che sono state denunciate. Sono cose denunciate, sono i magistrati, c'è una, non posso dire più di tanto, c'è un'inchiesta in corso. D'accordo. E praticamente la cosa politica, il carattere politico che deve essere sottolineato è che tutti sapevano e nessuno denunziava. Io come ho avuto sentore di quello che stava succedendo, quando il magistrato è arrivato sul comune di Alife per andare al cimitero, io tenevo già l'ordinanza per andare ad aprire il capanno degli orrori, te lo chiamo io, perché abbiamo aperto, abbiamo trovato 5-6 cadaveri messi nelle buste dell'immondizia, poi abbiamo aperto da altre parti, una cosa allucinante. Io ho le foto, non le ho fatte vedere nemmeno al comizio, perché sono veramente una cosa allucinante. Certo. Dicevo, tutti sapevano, qualcuno che adesso sta contro di me e appartiene a quelli che mi hanno fatto cadere, perché l'assessore al cimitero era uno dei quattro che mi ha fatto cadere, aveva detto di chiudere il cimitero, di pulire tutto e di mettere a posto tutto. Io non me la sono sentita, perché io ho bisogno di guardare tutti i giorni i miei figli in faccia e di guardare tutti i cittadini in faccia. Secondo me con i morti non si scherza, non si scherza nemmeno con i vivi, ma soprattutto non si scherza con i morti. E io non me la sono sentita di coprire questo scandalo e sono andato avanti come sono andato avanti in tante altre cose, anche sul problema dei rifiuti. Lei nei 2 anni di amministrazione, la prego di rispondere brevissimamente, perché sì, dalla regia mi dicono che abbiamo un contributo telefonico, nei 2 anni di amministrazione ha avuto, prima che poi ci fosse appunto l'evento della decadenza indotta, ha avuto segnali dalla popolazione di apprezzamento per questa sua opera? La popolazione sicuramente mi ha apprezzato, tant'è che io ho fatto qualche mese prima che mi sfiduciavano, ho fatto un comizio pubblico, io ho inventato anche il comizio dopo le elezioni, non quello che si fa prima, quello che si fa dopo. E c'era sempre quasi, una terapia, una sì, cura sempre. E c'era quasi tutta la popolazione di Alife presente. Io sentirei subito la telefonata in linea. Pronto? Pronto? Sì?
La sentiamo. Se posso pregare la regia di aumentare un po' il volume, non lei. Non tanto bene. Sì, adesso sì, la sento benissimo. Prego. Sì, sì, salve, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Del dottor Cirioli. Penso che in questi anni, che questo anno che è stato, abbia fatto veramente grandissime cose. A dire la verità, io la giornata scorsa non l'avevo votato. Mi sono rimangiato tutto quello che pensavo. Penso che una persona più sincera, più reale di lui, ad Alife non ce n'è. Senta, a proposito, mi scusi se la interrompo, a proposito di questa sua affermazione, faccio anche a lei la stessa domanda. Allora perché candidato presente Cirioli, che già si era misurato 2 anni fa, dove lei stesso poi ha ammesso di non averlo votato, come mai secondo lei è stato poi sconfitto nei numeri dal suo stesso Consiglio Comunale? Ma perché aveva scoperto dalla pentola, aveva tolto il coperchio, quindi a parecchie persone non conveniva più e perciò è stato mandato a casa, tutto qua è stato. Ho capito. Vuole fare una domanda al sindaco uscente, no, io, o meglio decaduto? Gli auguro i sinceri auguri di rivederlo di nuovo con la fascia tricolore del paese, che ripeto, più di lui nessuno può rappresentare all'Inter. Chiedo scusa, ne approfitto solo per chiederle quest'altra opinione. Perché secondo lei, molto sinceramente ovviamente, chiediamo un contributo appunto dei telespettatori che sono cittadini e elettori, perché secondo lei gli altri candidati non hanno partecipato a questo confronto? Ma non lo so perché penso che il dottor Cirioli, non la risponde, mi può ripetere un po' la domanda perché la sento lontana? Le avevo chiesto, secondo una sua opinione, per quale motivo gli altri candidati alla carica di sindaco, quindi gli altri capilista delle altre appunto 3 liste, non si sono presentati a questo confronto. Non crede che sarebbe stato utile per la discussione sentire anche le opinioni degli altri? Sì, ma che cosa potevano dire? Quindi lei pensa che per questo motivo non siano intervenuti? Ma sicuramente, cioè se per esempio io vado, no? Cioè a questo punto posso rispondere al dottor Cirioli, mentre così che andavano a dire, il dottor Cirioli ha le carte alle mani. Ho capito. Va bene. Io la ringrazio tantissimo per questo suo contributo e per la sua telefonata. Grazie ancora. Ma, ti figuri, grazie, grazie di nuovo, buonasera. Grazie ancora. Ferdinando, ti vedo pensieroso dopo la telefonata. No, è significativo che un elettore di qualche anno fa dichiara di non aver votato. No, questo mi fa ben sperare per il futuro, non per Alife, in generale, che evidentemente quando un elettore esprime un voto ragionato, convinto. Se poi il candidato che ha votato non lo convince, non lo vota più. Mentre vota il candidato che eventualmente gli crea maggiori interessi nel generare produttività per la propria comunità, attenzione per la... Ma il vero problema, se ho capito bene, quindi vorrei ritornare sull'argomento, è un problema di malcostume. E quindi al sindaco... per il periodo che è stato in carica, poi sfiduciato, chiederei, ma oltre il cimitero, oltre i bilanci taroccati, che cos'altro evidentemente è emerso in questo suo anno e più di amministrazione? Io la prego di rispondere subito dopo ascoltare un'altra telefonata in linea per dare la precedenza ai telespettatori, quindi tenga a mente la domanda di Ferdinando. Sì. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Sì. Salve. Sì. Buonasera, vorrei dire una cosa al dottor Cirioli. Sì. Mi farebbe piacere che salisse lui di nuovo, però che spero solo che faranno la via delle palazzine tutta intera. Quindi perché ci stanno troppo buche, eccetera.
Ho capito, quindi lei l'invito che fa qualora fosse eletto Cirioli è quello di avere riguardo per allora, una penso, via delle palazzine. Penso che il telespettatore si riferisce alle case popolari che sono a Porta Roma, che sì, ci sono le strade veramente che sono disastrate. Purtroppo su quella strada la competenza è dell'Istituto Autonomo Case Popolari, che io già avevo sollecitato più volte e che fino ad adesso ci ha risposto picche. Quindi sicuramente il mio impegno è massimo per risolvere questo problema, tipo di problema. Problema. D'accordo, se... È una cosa che ho accertato, che veramente è così, cioè ci sono delle buche dove si rischia di rompere la macchina, veramente. Ho capito. D'accordo, la ringrazio molto per la sua telefonata. Grazie, buona grazie, grazie a lei, grazie, buonasera a lei, grazie. Allora tornando al fatto di prima, io ho amministrato circa un anno e mezzo. I primi sei mesi sono stati per ricostruire gli uffici perché stavamo senza dirigenti apicali, la macchina amministrativa completamente bloccata e... dico deviata, ma è una parola forte, che non lavorava come doveva lavorare. Quindi i primi mesi sono stati per questo qua. Nel breve tempo che ho amministrato siamo riusciti ad abbassare la Tari del 15%, prima amministrazione dal 1900 che ha abbassato una tassa d'alife. Abbiamo rimesso in moto i due depuratori con le nostre indennità che dovevano essere demoliti. Con finanziamenti persi, con le indennità che ci spettavano, adesso stanno funzionando tutti e due. Abbiamo riportato gente ad Alifa, abbiamo valorizzato i monumenti storici, abbiamo fatto le prime manifestazioni nell'anfiteatro. Quindi nel giro di sei mesi è un bilancio, un bottino abbastanza cospicuo che abbiamo portato a casa. Positivo. Perfetto, riprendiamo dopo pochissimi minuti di pubblicità la discussione e ritorniamo un attimo ad analizzare i punti per quanto concerne, lo ricordo ai telespettatori che si fossero messi adesso a vedere la nostra trasmissione, stiamo parlando delle elezioni amministrative nel comune di Alife, confronto che, come ho ricordato all'inizio, al quale partecipa solo il candidato Salvatore Cirioli. A tra poco. Una bella cosa dell'Ife voglio sapere. All'Ife c'ha tante cose belle, tante. Tipo la gente, le persone sono felici, si alzano di mattina, guardate con che sorriso ti fanno stare, sono persone gioiose, ridenti, che vivono in una cittadina tranquilla, che ci ospita nei giorni in cui non si lavora, siamo qui a parlare di calcio, di cose belle. Di politica non si parla? Noi qui poco, a dir la verità. Amministrative? Ci interessiamo poco di questo, ci piace più parlare di cibo per esempio, ecco oggi ci stiamo organizzando una magnifica mangiata perché Alife ha dei prodotti eccezionali e quindi noi li degustiamo con molto piacere. Non c'è quasi niente, c'è il mausoleo, c'è l'anfiteatro fuori Alife e la chiesa, sotto la chiesa ci stanno tutto. Lei dove vive? Vivo in Inghilterra, però ho vivuto in America e poi andato in Inghilterra e qua sto stando in vacanza. Cosa hanno gli alifani? È una cosa particolare, qui mi sembra non c'è legge. Non c'è legge, non c'è controllo, niente. Un'idea, visto che lei ha una piccola bottega qui nel centro storico, secondo lei innanzitutto considerando come vanno le cose qui, quale potrebbe essere una ricetta per risollevare pure un attimo la situazione economica? Non ve lo posso dire. Io ho un'idea per fare in modo che il centro storico venga ampliato come era una volta, chiudere i centri commerciali. Se si chiudono i centri commerciali, allora un'altra volta si ritornerà nei paesi a aprire botteghe e fare in modo che la gente venga a fare le spese. Ci sono i giovani che si avvicinano al suo lavoro? No, assolutamente. Sono anni che non viene un ragazzo a dire: senti, io mi voglio imparare, mi vuoi tenere come garzone? Cioè, no, assolutamente, non esiste da molto tempo. Mm-hmm.
quattro liste in gioco per il rinnovo del sindaco di Alife? Ma non lo so, adesso si deve votare, non sappiamo ancora niente perché sono quattro liste, uno peggio dell'altro, in parole. Conoscere tutti i consiglieri non è facile, sono tanti. Una buona parte sì, che sono vecchio, ho 82 anni, mica un giorno. Un messaggio da dare al sindaco che diventerà di Alife? Rimpopolarsi, tutti i giovani sono andati via per lavoro e qui non c'è un chiodo da mettere, niente, un oggetto chiuso, vedi? E da lì un giovane lo trova tutti vecchi come me. Se non va una persona con 4-5 elementi qualificata, secondo me i problemi non li so. E i messaggi che posso dare, se c'è una persona responsabile che possa mettersi al lavoro con onestà, ma più che altro mettere frutto un po' di esperienza o qualcuno e vedere di risolvere i problemi, perché sono tanti, questo posso dire. Cirioli, io prendo spunto proprio dall'ultima intervista, la considerazione riguardo ai componenti della lista, cioè alla scelta dei candidati. In questa tornata elettorale, quali sono stati i criteri ai quali lei si è ispirato e poi soprattutto sull'onda dell'esperienza, se vogliamo, negativa, sì, le è stato d'aiuto? E... Sicuramente. Io penso che le rivoluzioni non si fanno tutte insieme, si fanno per gradi. La volta scorsa avevo l'esigenza di abbattere un sistema consolidato, già da vecchia data, e quindi sono dovuto scendere, non dico a compromessi, ma ho dovuto digerire qualche rospo che non mi andava proprio giù. Questa volta invece, siccome io avevo preso l'impegno con i cittadini di portare una squadra come si deve, ai cinque che sono rimasti con me, che poi ne sono quattro perché uno, il mio ex vice sindaco Luca Sassa, non si è candidato per motivi suoi personali, non ha voluto continuare l'esperienza, ho affiancato una squadra che è il meglio di quanto ci possa essere al momento in circolazione. Veramente gente determinata, gente che lavora tutti i giorni, gente che non ha mai campato con la politica come c'è dalle altre parti, perché c'è una lista, Rinascita Alifana, e consentitemi di dirlo, che è una lista che è gente che è vissuta che di politica, chiedo scusa, la di Tommaso, che poi non è di Tommaso, di Tommaso è la facciata. Ma quella la chiamo... Stiamo parlando per i telespettatori che non conoscono, quindi la dottoressa Maria Luisa Di Tommaso. Porto la foto, non ho potuto fare il convegno, il confronto, ho portato la foto. C'ho anche la foto qua, perché almeno mi confronto con la foto. Si vuole ricordare dei candidati avversi. Mi confronto con la foto. Io la chiamo la lista dei pupari. Ci sono tutti i poteri forti, tutta l'imprenditoria deviata che c'è da Alife, perché... Ci sono voci di ragazzi che lavorano minacciati, che non gli viene rinnovato il contratto se non vota in una determinata situazione. Veramente cose allucinanti. Queste chiaramente sono affermazioni molto gravi, certo, molto gravi che lei fa. Le ho fatte, esatto, da un pubblico palco, quindi non ho problema a dirlo adesso di nuovo. E quindi la lista dei poteri forti, io ho contrapposto una lista con tutte persone che lavorano, che si alzano la mattina e vanno a lavorare, che non hanno bisogno di vivere con la politica, ma soprattutto, alla luce di quanto è successo prima, che non sono ricattabili, sono tutte persone libere. Ferdinando. Ma dal contributo del collega Federica Landolfi o dei cittadini alifani è emerso una cosa, che centro storico, che evidentemente avrà problemi di desertificazione. Certo. Interventi sul patrimonio architettonico, archeologico, storico, artistico, e Alife certo, abbastanza, e la disoccupazione, per cui sentivo dire non si batte chiodo, per cui i giovani vanno via. Allora, sono le tre tematiche, oltre a quello che abbiamo già affrontato, quello della, certo, del malcostume che va risalto. Quindi la ricetta per il malcostume lei ce l'ha data. Adesso ci dovrebbe in qualche modo dare una sorta di ricetta oppure qualche idea riguardo a come intende riabilitare il centro storico,
come può muoversi in sinergia anche con gli altri enti preposti alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, e come si può muovere in qualche modo per far sì che i giovani non scappino da Life. Ferdinando le ha dato un compito semplicissimo, semplicissimo anche perché poi... No, anche perché stasera non posso fare l'opinionista, cioè, non mi trovo nelle condizioni, quindi l'unica cosa elettore, che posso... potresti essere un elettore. Potremmo ipotizzare. Diciamo da ipotetico elettore, io vorrei sapere, candidato Cirioli, come immagina di risolvere questi problemi che sono stati sollevati probabilmente... E tra l'altro, agganciandomi a quello che sosteneva Ferdinando, lei faceva prima riferimento ad una esposizione debitoria considerevole. Una grossa esposizione debitoria, solo di anticipazione di liquidità parliamo intorno tra interessi e soldi erogati, parliamo di qualcosa come 11 milioni di euro. E quindi rispetto a questa somma così grossa, come pensa di rispondere alle domande? Noi già avevamo messo in campo delle misure per cercare di ovviare a questa situazione. Nella scorsa campagna elettorale avevo parlato, per la riqualificazione del centro storico, di fare degli sgravi fiscali a chi venisse ad investire all'interno del comune. Poi questa situazione l'abbiamo dovuta mettere un poco in stand-by perché c'erano dei problemi molto più seri e molto più pesanti. Per quanto riguarda i siti archeologici, l'ho detto pure prima, abbiamo cominciato a fare manifestazioni nell'anfiteatro, ho istituito l'ufficio cultura del comune che non esisteva, c'è un dipendente che adesso stabilmente quando arrivano i gruppi da fuori porta in giro nell'anfiteatro, nel criptoportico, al museo, porta in giro questi turisti, fa da guida turistica. C'è una promozione del turismo locale. Certo, abbiamo fatto delle manifestazioni molto importanti, parecchie persone non erano mai scese nel criptoportico, ci siamo inventati il presepe vivente nel criptoportico che ha avuto oltre 3.000 visitatori nei giorni del Natale. E poi la terza cosa... I giovani. I giovani purtroppo si trovano di fronte a una situazione critica perché o sono legati a qualche contratto capestro, come dicevo prima, a quattro soldi, oppure sono costretti ad emigrare perché purtroppo ad andare fuori. Io stesso sono stato una vittima di questa situazione, io faccio il medico, sono stato 10 anni a Verona per non chinare il capo e per non dover dire grazie a nessuno, dopodiché ho avuto il trasferimento e mi sono ritirato a casa, nonostante che tenevo dei figli e quindi facevo il pendolare. Faceva la spola. La devo solo un attimo interrompere perché dalla regia mi dicono che c'è un'altra telefonata. È in linea? Pronto? Mi sente? Volume. Sì, pronto? Salve, prego. Buonasera, vorrei dire una cosa al dottore Cirioli. Prego. Dottore, lei è una persona molto squisita e sicura, e sicura al 100% lei farà di nuovo il sindaco come era l'amministrazione precedente. Però gli vorrei pregare solo di una cosa. L'amministrazione precedente hanno fatto una strada al Torrione, hanno fatto 3 punti di strada. Due fine all'inizio, centrale dove abita, non è stato finito e risulta che quella strada è finita. Ho capito. Mi puoi spiegare che cosa è successo? Va bene, le faccio rispondere subito dal candidato. Grazie per la sua telefonata. Grazie. Allora, anche questa strada, che è la strada di Pioppo Paradiso, le spiego subito quello che è successo. C'è stato un finanziamento della regione, una strada a forma di Y, c'ha un ingresso e c'ha due diramazioni. Praticamente sono stati asfaltati i primi 100 metri all'ingresso e gli ultimi 100 metri ai due lati. Questo povero signore si trova al centro della Y. Al centro della Y che non è asfaltata. Okay. È una X, insomma. La strada, perché c'è problema con i confinanti, che balla da destra a sinistra, non si riesce nemmeno più ad individuare. E quale sarebbe stata, secondo lei, la ragione per una opera incompiuta di questo tipo? Non glielo so dire, ma anche questo è oggetto di indagini della anche magistratura. Questa, ho capito. Per merito mio. Quindi chiedo scusa, per poter rispondere al telespettatore,
In effetti bisognerebbe attendere poi la conclusione di questo, no, di questa inchiesta penale. Io sto facendo di più, sto cercando di sbloccare la situazione a livello regionale, perché c'è una dichiarazione di fine lavori, di completamento dei lavori, ma in realtà i lavori non sono stati mai completati. Cioè ad Alife si sono verificate cose veramente assurde. Particolari. Abbiamo un'altra telefonata in linea, prego. Salve, buonasera. Buonasera a lei. Una domanda al candidato sindaco, dottor Cirioli. Prego. Chiedo scusa, solo se può abbassare un po' il volume della sua TV e alzare un po' lei la voce. Grazie. Prego. Dottor Cirioli, lei che imposta la legalità in primo piano, mi dia una spiegazione alla forzatura del piano regolatore per la licenza del centro commerciale che è stata approvata con una semplice delibera di giunta. Quindi mi scusi, se può rialzare la voce e fare la domanda in maniera un po' più chiara, perché non l'ho sentita molto bene. Sì, dicevo, lei che imposta la legalità in primo piano, sì, mi dia una spiegazione alla portatura del piano regolatore per la licenza del centro commerciale qui a Marise, che tra l'altro è stata approvata con una semplice delibera di giunta. Sì. La faccio rispondere subito, grazie intanto. Sì. Allora, praticamente il telespettatore si riferisce al centro commerciale Conad l'Elefantino che è stato aperto poco tempo fa. Non è nessuna forzatura al piano regolatore perché la giunta ha preso atto solo di un parere legale chiesto dall'ufficio tecnico nell'imminenza di rilasciare la licenza edilizia. La variante al piano regolatore deve essere approvata con una delibera di consiglio comunale che non c'è mai stata. Quella della giunta è stata soltanto una presa d'atto del parere dell'avvocato e ha dato mandato al funzionario di adottare le decisioni del caso. Questo è tutto. Non è nessuna variante al piano regolatore. Stanno speculando sopra. E il funzionario che decisione ha preso? Il funzionario ha dato la licenza edilizia, ma perché penso che le carte e la documentazione stava tutto a posto. È una cosa prettamente del funzionario. Il funzionario si è riservato di chiedere un parere legale. Io l'ho autorizzato con la giunta e quando è arrivato il parere legale ho dovuto prendere atto perché dovevo pagare l'avvocato e quindi dovevo prendere atto che l'avvocato avesse svolto il suo compito. Poi le decisioni sono state esclusivamente del tecnico. Punto. La variante al piano regolatore, per dire al telespettatore, si fa con una delibera di consiglio comunale, quindi non c'è stata nessuna variante al piano nessuna regolatore. Nessuna forzatura. Cirioli, diciamo che sarebbe stato, e lo ripeto ancora una volta, importante che il confronto si potesse tenere con gli altri candidati. Se però volessimo, in ordine sparso rispetto agli altri tre, formulare una domanda ai suoi avversari, mi dica il primo candidato al quale lei vorrebbe porre una domanda, candidato ovviamente di una lista opposta. Allora, non mi dica sempre l'altra che mi ha nominato prima, partiamo dall'elefante? Cioè sarebbe... Da Guadagno. A che cosa chiederebbe lei al candidato? Allora, al candidato Guadagno io vorrei chiedere come mai si è sensibilizzato così tanto ai problemi del paese improvvisamente quando nessuno l'ha visto mai in giro per il paese da 20 anni a questa parte. Questa è la domanda per Guadagno, sì, che ovviamente, ripeto, ribadisco... L'elettorite, torniamo sempre all'elettorite, la malattia. Io spero sempre che appunto una stimolazione di questo genere possa provocare un intervento appunto delle persone, dei candidati che non sono presenti. Nell'attesa, così lei prepara le domande anche per gli altri due, avremmo un'altra telefonata che prego la regia di mandare in onda. Prego. Pronto? Buonasera, vorrei intervenire con il dottore Cirioli. Prego, prego. Niente, praticamente dottore, volevo dire come mai secondo voi queste quattro liste sono scese in campo proprio dopo che voi avete fatto questo dissesto? Quindi, signora, mi scusi, mi è parso di capire che il dissesto lei lo attribuisca al candidato Cirioli. Dopo che lui ha iniziato un processo, sì, di risanamento, sì, come mai tutte queste persone adesso vogliono fare i salvatori di Alife? Ah, perfetto, adesso è chiara la domanda, perché prima era diversa l'interpretazione. Faccio rispondere subito al candidato. Non lo so, sì, per quale motivo vogliono fare. L'ho detto, forse implicitamente l'ho spiegato già prima, per quanto riguarda Rinascita Alifana
è un parliamo angolo... sempre del candidato perché di non... Tommaso, di Tommaso. Secondo me è un disperato tentativo di salvataggio del vecchio, perché in quella lista i poteri che stanno dietro quella lista e tutta la vecchia politica degli ultimi 20 anni stanno tutti collocati là. E quindi chiedo scusa, riprendendo la domanda di prima, e visto che lei ha menzionato nuovamente la candidata, quale sarebbe la domanda che farebbe alla dottoressa Di Tommaso? Come può parlare lei di rinascita alifana, la lista si chiama Rinascita alifana, parlando di far rinascere Alife, se non condividono la scelta del dissesto? Non condividere la scelta del dissesto significa dire che i debiti non ci stanno e li ha accertati la Corte dei Conti. Significa dire che 6.000 euro di bollette al mese di telefono erano regolari. 6.000 euro di bollette per il comune. Per il comune. Con 12 schede che stanno ancora all'attenzione della magistratura, per schede dati che non si sa chi le teneva a casa. 9.000 euro per la gestione dei depuratori che erano fermi dal 2009, però si pagava 9.000 euro di gestione dei depuratori. Depuratori, cioè, che mi pare che lei ha detto ho messo pagati con le indennità di carica. Però quando erano spenti si pagavano 9.000 euro di conduzione al mese per i depuratori. Adesso che stanno in moto se ne pagano 3.000. Queste sono tutte le domande che lei rivolgerebbe alla candidata. Voglio dire, come fa se lei parte da una posizione contro il dissesto a dire che Alife deve rinascere? Vuol dire che prima hanno amministrato bene, non c'è nessuna rinascita. Alife già dovrebbe essere fiorente, invece veramente sta in uno stato pietoso grazie a questi signori. Critico. E rimandiamo a tra poco la domanda all'ultimo candidato Sabino. E io ripeto, invito sempre coloro i quali non sono intervenuti rispetto anche alle domande del candidato Cirioli, se vogliono liberissimi di intervenire in qualunque momento. C'è un'altra telefonata in linea, prego. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sente? Sì, benissimo. Vorrei porre una domanda al candidato sindaco Salvatore Cirioli. Sì. Prima della campagna elettorale mi ero avvicinato al laboratorio dell'elefante. Diciamo che il movimento che ha dato vita alla lista di oggi fa capo. Le chiedo scusa solo se può abbassare un po' il volume della sua televisione, altrimenti c'è un ritorno e un disturbo in audio. Non si sente? No, la sento, ma dovrebbe un po' abbassare il volume della TV, altrimenti c'è un disturbo nel ritorno in studio. Prego. Mi senti ora? Adesso la sento, sì, prego. Ok, allora vorrei porre una domanda al sindaco Salvatore Cirioli. Prima della campagna elettorale mi ero avvicinato al laboratorio dell'elefante. Diciamo che il movimento che ha dato vita alla lista che oggi fa capo Enzo Guadagno. Durante una riunione il candidato sindaco ha affermato che il dissesto finanziario si poteva evitare ed è stata solo una scelta politica. Come risponde a questa affermazione? Grazie della sua domanda, la faccio rispondere subito. È molto semplice. Il dissesto è un mancato rispetto di determinati parametri, quindi è un obbligo di legge. La volontà politica sarebbe stata quella di continuare a taroccare i bilanci. Che poi si taroccavano i bilanci, ma le dico questa anche come notizia di qualche giorno fa, la finanza locale, il Ministero degli Interni, ha accertato che il patto di stabilità, stanno scritti altri numeri ancora, quindi si taroccava il bilancio, ma non si riusciva a rientrare nel patto di stabilità e si taroccava proprio il patto di stabilità. Quindi il dissesto è un atto dovuto. Voglio precisare, e mi voglio riferire anche alla telefonata del telespettatore di prima, io ho dichiarato il dissesto, ma io ho dichiarato uno stato di fatto che permaneva da oltre 6 o 7 anni sul comune di Alife. Cioè io ho fatto la dichiarazione di dissesto. Cioè lei ma non chi ha dissestato lei... Alife sono altre persone. Quindi lei ha svolto, diciamo, una sorta di funzione notarile, cioè certo, ha comunicato certo, quelli certo. che erano... Nel rispetto della legalità, anche perché la legge finanziaria attuale dice che l'ultimo che vota il bilancio si piglia le responsabilità di tutti quanti. Gli altri precedenti. Io, qualcosa che mi ha lasciato mio padre e che devo lasciare a mio figlio, certo. Non lo posso impegnare per la Corte dei Conti, onestamente non me la sono però sentita. Le è costato due autovetture. Due autovetture, perfetto. Perfetto. Io tra l'altro ricordo un'altra battuta che lei ha fatto, una dichiarazione fatta alla stampa, erano anni che sul comune di Alife regnava l'illegalità, solo l'ora legale era legale e neanche per tutto l'anno. L'ora legale dura per 6 mesi solo. Quindi, d'accordo. Sentiamo subito quest'altra telefonata in linea, prego. Pronto? Sì, prego. Sono in linea? Salve, sì, è in linea.
Dottor Cirioli, buonasera. Buonasera. Le volevo fare una domanda. Sì. Per quanto riguarda tutti i numeri che date sui conti del comune, volevo sapere com'è che siete così precisi quando in data 21 febbraio 2018 la Commissione straordinaria di liquidazione ha richiesto altri 180 giorni per poter verificare bene i conteggi. Possiamo rispondere? Sì, prego, prego, prego. Allora, la Commissione straordinaria di liquidazione... Ci spieghiamo un attimo per i telespettatori. Allora, quando che c'è cos'è un dissesto, esatto, si mette un punto. La parte di debiti viene gestita dalla Commissione straordinaria di liquidazione, che è formata da tre, tra segretari comunali, funzionari della prefettura e funzionari del ministero, mentre il comune riparte da zero con il bilancio stabilmente riequilibrato. La Commissione straordinaria di liquidazione sta procedendo alle richieste per l'accesso alla massa passiva e sta prorogando i termini. E i termini, non c'è nulla di strano, perché i termini, il dissesto è aperto per 5 anni. Ci sono i contenziosi in atto, oltretutto, che possono arrivare anche quando è finito il dissesto e andranno a gravare sul bilancio nuovo del comune. Purtroppo è un atto dovuto che devono fare. Quindi diciamo anche e una la sorta... massa passiva, voglio chiarire... Non c'è niente di preciso, non si sa niente di preciso. No, no, purtroppo quello che si sa di preciso è il disavanzo del comune, che sono 16 milioni, perché se non si faceva il dissesto e dovevamo fare un riequilibrio, il riequilibrio non lo dovevamo fare su quello, sulla massa passiva, ma dovevamo riequilibrare 16 milioni di euro. Quello è quello che conta. La massa passiva è solo una parte dei debiti. A questa massa passiva vanno aggiunti il DL35 per altri 11 milioni, i contenziosi che ci sono, contenziosi che sono ancora in atto, e quindi poi alla fine si arrivano alle cifre che la commissaria Manganelli ha dovuto certificare nel bilancio, nel consuntivo 2016, che è il bilancio del dissesto, perché il dissesto blocca la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente. È la fotografia del dissesto, è quella delibera là. Benissimo. Spero che sia stato soddisfatto nella risposta. Diciamo che forse la popolazione non riesce a capire bene. È una materia un poco difficile, una materia molto difficile da capire. Bisogna tirare fuori dei numeri, quelli convenienti. Bisognerebbe essere forse un pochettino più precisi. Comunque la ringrazio della risposta. Noi non tiriamo fuori nessun numero conveniente. Basta andare sull'albo pretorio. C'è la copia della delibera, io tengo la pagina 3 dove ci sono tutti i debiti elencati, la tengo qua, ma sta sul sito sull'albo pretorio del comune di Alife, e si va a vedere tutti quelli che sono i debiti e che sono i residui attivi e passivi. Stanno altri 6 milioni di residui passivi, una pletora di avvocati che avanzano soldi da tempo invederato. La ringrazio moltissimo per il suo intervento. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buonasera a lei. Io tornerei su un altro argomento che abbiamo accennato solo all'inizio, la lotta all'evasione, che certo, tra l'altro è stata ripresa proprio in occasione del squilibrio del bilancio di previsione, certo, dove la Corte dei Conti ha evidenziato che l'inadeguatezza da parte degli uffici comunali nel riscuotere, che poi diciamo è una nota dolente di quasi la stragrande maggioranza degli enti locali, non fa differenza le loro dimensioni. Come mai? E quale, allora, potrebbe essere, laddove lei dovesse anche essere qui, eletto, la anche soluzione? Anche qui la mia amministrazione già è partita su questa per risolvere questo tipo di problematica. Quando nel 2016 lei è stato eletto? Quando sono stato eletto, chiaramente dichiarando un dissesto si vanno a vedere a 360 gradi tutte le problematiche. La problematica più importante che ha evidenziato anche la Corte dei Conti, nella seconda sentenza parla soltanto dei tributi, della società di riscossione dei tributi e tutto quello che non si riscuoteva. Poi le faccio un esempio sulle acque reflue di quello che è successo, non ne parliamo. Praticamente io, torniamo sempre all'organizzazione della macchina amministrativa, avevo un ufficio finanziario completamente distrutto. Con un'azienda che faceva solo supporto, ma supporto a chi se non tieni impiegati? Ma l'ultimo che ci stava è andato in pensione, la signora Eddi è andata in pensione. Quindi ho provveduto attraverso il Consiglio Comunale
a chiedere l'esternalizzazione dei tributi. Abbiamo approvato la delibera in Consiglio quindi, Comunale. Quindi per spiegare ai telespettatori, lei praticamente ritiene che per poter procedere alla riscossione di quelli che sono i tributi comuni, di una società c'è bisogno di una società perché privata. Al momento se e non facciamo... E quindi chiedo scusa anche però di costi ulteriori. Sicuramente, però... Però se i non... costi, il rapporto tra costi e benefici è sicuramente Sicuramente se non facciamo questo non riscuotiamo... Adesso non riscuotiamo proprio più niente se non facciamo questo qua. Allora abbiamo iniziato con l'esternalizzazione, abbiamo indetto la gara è andata avanti, fra pochi giorni verrà assegnata anche la gara e quindi siamo si potrà risolvere anche questo problema. C'è un'altra telefonata in linea, prego. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, le dispiace alzare solo un po' la voce? Sì. Prego. Volevo sapere una cosa, perché quando ha chiesto il dissesto non ha concesso 15 giorni all'opposizione? Sì, te faccio rispondere dal candidato Cirioli. Allora, rispondo molto semplicemente. L'opposizione, che è una di quelle che ha causato i danni del comune d'Alife, ne era a conoscenza benissimo. Dopo, io ho convocato il capo dell'opposizione a parlare con il responsabile dell'area finanziaria, una giornata, sono stato una mattinata intera a parlare, dopodiché... Quando il passo è inevitabile, non è inutile che andiamo avanti, perché altrimenti si bloccava comunque tutta la macchina amministrativa. Quindi era necessario procedere con i dissesti. E non venivano garantiti i servizi essenziali, perché non si poteva più garantire i servizi essenziali. Soddisfatto? Pronto? Il tentativo dei 15 giorni. Perché non si è proceduto a riscuotere le entrate prima? Mi scusi, chiedo scusa. Mi sente? È venuto a riscuotere le entrate prima. Bisognerebbe chiederlo alla società di che riscuoteva le entrate. Io non le so rispondere. Io le so rispondere dicendo soltanto che ho trovato che non si riscuoteva e ho messo in moto il meccanismo per riscuotere queste entrate. Doveva vederle queste cose? Le ho viste, perciò le ho messo in campo anche i rimedi. Chi non l'ha vista è chi amministrava dal 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 e 15, che hanno tenuto le fette di prosciutto sugli occhi. Queste. La ringrazio per l'intervento, per la sua telefonata. Arrivederci. Arrivederci, grazie ancora. Ferdinando. Dottore, dal suo intervento riguardo ai tributi emerge... in modo molto sottile, che qualcosa non funzionava. Certo. A me piacerebbe, non tanto a me, ma quanto per chiarirlo ai telespettatori, capire se era per disorganizzazione degli uffici o c'era atteggiamento clientelare, politico clientelare per fare questa azione. Allora, praticamente... Io penso che c'era la volontà politica a non far riscuotere i tributi. E le spiego anche perché. Perché quando ho parlato con i responsabili delle società che si sono alternate sul comune, mi hanno messo di fronte un software dove tutti hanno avuto paura di mettere il codice fiscale. Io ci ho messo il codice fiscale mio. È uno strumento veramente diabolico. È venuta fuori una multa che non avevo pagato a Mantova, è venuto fuori un F24 che avevo pagato in banca un giorno prima. Cioè, se si vogliono fare i controlli incrociati, si possono fare benissimo, veramente si possono fare benissimo, soltanto che non c'è stata la volontà politica. Quindi di lei dice che la mancata riscossione è stata, diciamo, una sorta di politica pregressa clientelare. Poi c'era anche una grossa disorganizzazione. Ho parlato prima delle acque reflue, quello che è successo con le acque reflue è sintomatico. Ce lo racconta subito perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Prego. Buonasera. Buonasera. Volevo fare una domanda. Prego. Riguardo il depuratore. Prego, signora. Il depuratore voi avete dichiarato funzionante. Quando però ultimamente hanno sversato nei terreni adiacenti, i poveri agricoltori hanno chiesto aiuti, ma voi avete chiuso le porte. Vi hanno fatto causa e voi non vi siete costituiti nemmeno come comune. E noi cittadini pagheremo in contumacia e adesso volete fare il discorso nel dissesto. Allora, per quanto riguarda i depuratori, c'è stato un evento particolare. Il depuratore era funzionante, i collettori non hanno tenuto alle grosse quantità di pioggia
È una problematica che è stata individuata, peraltro a questo punto è stata anche corretta. Gli agricoltori hanno avuto dei danni, è giusto che ricorrano per essere risarciti. Certo. Una brevissima interruzione pubblicitaria e riprendiamo questo interessante dibattito riguardo il confronto elettorale nel comune di Alife, in provincia di Caserta. Tra pochissimo. Di nuovo in studio per parlare della competizione elettorale del comune di Alife in provincia di Caserta, elezioni che io ricordo a tutti i telespettatori si terranno il 10 giugno e ripartiamo subito con una telefonata. Io ringrazio il telespettatore o la telespettatrice che è rimasta cortesemente in linea. Prego. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo porre una domanda al dottor Cirioli. Prego. Dottor Cirioli, ma secondo lei è giusto decidere le sorti di un paese in quattro persone, non avendo neanche la maggioranza, oltretutto, in seconda convocazione che è anche illegale? Grazie, le faccio rispondere subito. Prego. Allora, cinque persone, perché gli altri non ti sono presentati. La colpa non è mia, lo devi chiedere a chi non si è presentato, perché l'ho detto prima, si presentavano, erano in otto, noi in cinque, ci mandavano a casa e il dissesto non passava, quindi il dissesto è passato all'unanimità. Questo deve essere un concetto chiaro, perché sono scappati, poi hanno fatto il dispetto di far cadere l'amministrazione, ma quando dovevano votare il dissesto non lo hanno votato, hanno detto che la delibera della seconda convocazione era illegittima, la poteva impugnare anche un cittadino, perché non l'hanno impugnata? Ma la domanda non la devono fare a me, la devono fare a quelli che non si sono presentati a votare e che non hanno impugnato la delibera. Questo è. Bene, grazie della telefonata, del suo intervento. Abbiamo un altro telespettatore o telespettatrice in linea. Prego, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Mi sente? Sì, la sento, prego. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Volevo prima di tutto fare i complimenti alla vostra emittente, perché il servizio che offrite, diciamo che a livello locale, possiamo dire raro. Grazie, la ringraziamo. La professionalità e la competenza che ci state mettendo. Grazie mille. Volevo grazie. Salutare anche il professor Creta che conosco. E qua già la ringraziamo meno. È una persona molto competente nel suo campo. Assolutamente sì. Prego. Anche per dire, so che è così, lo conosco bene. Grazie mille per i complimenti. Dire che prima di tutto è deludente il fatto che manchino gli altri candidati a questo dibattito. Credo che basti questo per far capire, insomma, i tenori di questa campagna elettorale. Il dottor Cirioli sicuramente ha la possibilità, il coraggio e l'onestà di metterci la faccia, che altri forse non l'hanno fatto e lo stanno facendo attraverso qualche piccola telefonata. Vabbè, questo è chiaro a tutti, insomma, non credo che bisogna sottolinearlo. Volevo fare una domanda al dottore. Alife, al di là di quello che è stato detto da qualche intervistato, è una città piena di grosse potenzialità, con una vocazione archeologica, con siti archeologici e una vocazione agricola importante. Il Cirioli e la sua giunta in pochi mesi di lavoro hanno cercato di valorizzare al massimo questo l'anno scorso e due anni fa. Volevo chiedergli se secondo lui, nonostante queste difficoltà che si evidenziano sempre col dissesto, lui intende continuare su questa strada, che la strada giusta secondo me per ritornare a dare a questa città il suo valore. E volevo ringraziare di nuovo tutti e chiedere appunto al dottore se nonostante tutte queste grosse difficoltà che vengono fuori da questi numeri si riesce a proseguire il lavoro che lui aveva iniziato. Grazie a tutti ancora. Grazie mille ancora a lei, grazie. Buona serata. Sicuramente ce la metteremo tutta per portare Alife ai vecchi fasti, ai vecchi splendori. Alife è una città antichissima e le origini sono prima di Roma. Per quanto riguarda l'agricoltura, noi teniamo la cipolla lifana, teniamo il pallagrello, teniamo l'olio d'oliva che si fa sulle colline di San Michele. Teniamo tantissimi prodotti, il problema è riavvicinare i giovani all'agricoltura. All'agricoltura e alla comunità. Guardi, lei tra l'altro ha citato la cipolla alifana. Io prego la regia di mandare in onda l'altro blocco di interviste realizzata dall'ottima Federica Landolfi.
Alife è una bellissima città. Cosa hanno i cittadini di Alife? Una caratteristica? Tutto, l'onestà è la prima cosa. E, un problema che c'è e che andrebbe risolto? Il problema è che tutti gli uffici al centro di Alife sono stati dismossi tutti quanti e questo è il problema di Alife. Dovrebbero ritornare qualche ufficio al centro di Alife. Sono 3 mesi che la posta di Alife non manda una lettera. E senza corrispondenza? A zero, la campagna è a zero proprio. È una cosa vergognosa. Io aspetto una lettera dalla Svizzera per la pensione che prendo in Svizzera. Non mi arriva, mi fanno staccare la pensione come l'anno scorso mi hanno fatto staccare la pensione, poi ho dovuto riscrivere a Ginevra, ho fatto un sacco di carte, ma sempre per la posta che non funziona niente. Giovani, io ho girato mezza Europa, voglio bene i giovani tutti, però bisogna pensarci un po', diciamo... Si deve lavorare. Magari più affluenza, più gente, portare più gente. Ma i giovani di Alife dove sono? Fuori, tutti fuori, la maggior parte. Se dovessi dare un consiglio a colui che sarà il sindaco? Di fare qualcosa per far ritornare, diciamo, più gente possibile. Cosa ne pensi di 4 liste per il rinnovo di una carica? Forse un po' troppe, non lo so. Un consiglio, penso solo di stemperare i toni e di, insomma, creare un clima di serenità nel paese che non c'è. Cosa andrebbe risolto secondo te? Ma guarda, problemi di vivibilità in generale, penso traffico, servizi che mancano, penso sia la cosa più importante al momento, no? I giovani di Alife dove sono? I giovani forse sono fuori, non ci sono, sono pochi e sono demotivati dal clima, dalla situazione pure insomma generale del paese. Un piatto tipico di Alife? Alife, cipollata. Come si fa? Cipolla e fagioli. Si taglia prima la cipolla piccola piccola, insomma a fettine, si lava bella bella, si mette un poco di olio e si fa girare un poco. Poi quando è appassito metti i fagioli, un poco di papavo che vi mangiate. Sì, tra poco si rinnova il sindaco, 4 liste, che ne pensi? La fine del governo. La fine? Sì. Un messaggio veloce da dare a colui che sarà il sindaco. Che cosa vedrà lì perché è morto. Allora Cirioli, le avevo detto che era interessante, infatti la ricetta della cipollata, lei ha fatto riferimento alla famosa cipolla di Alife. Abbiamo una telefonata in attesa e quindi darei subito la precedenza alla telespettatore o telespettatrice. Mi sente? Pronto? Pronto? Allora, evidentemente ancora, prego la regia di farmi sapere se è ancora in linea. Approfitto perché eravamo rimasti in sospeso con la domanda che dovrebbe rivolgere al candidato Sabino. Al candidato Sabino, ripeto, non ho grosse cose da chiedere perché penso che loro, facendo riferimento al Movimento 5 Stelle, hanno un percorso e penso che avevano tutti i diritti di poter fare una lista, di riuscire a fare una lista, perché il Movimento 5 Stelle hanno fatto gazebo per anni, cioè sono persone che comunque si sono interessate alla vita cittadina del territorio. E quindi penso che sono riusciti a farla, auguri, bene. Vediamo quello che succede. Bene, allora la telefonata dalla regia mi dicono che è tornata, prego. Dottor Cirioli, buonasera. Buonasera. Una domanda. Che cosa intende? Cioè, è proprio alla conoscenza di tutti il fatto che il centro storico di Alife è sempre più, diciamo, morto, le attività commerciali sono praticamente inesistenti. È stato aperto, insomma, questo centro, questo parco commerciale proprio molto molto, insomma, vicino al centro di Alife. Ma lei che cosa ha intenzione di fare per riprendere, per far tornare vivo, insomma, come un tempo il centro storico di Alife che ormai è praticamente deserto? Grazie signora. Allora, grazie, per ripopolare il centro storico di Alife c'è bisogno di mettere nuovi esercizi commerciali, ma non nuovi esercizi commerciali alla rinfusa,
c'è bisogno di mettere le eccellenze nel centro storico. Dobbiamo fare un poco come è successo a Caiazzo con Franco Pepe, per capirci bene, perché purtroppo i centri commerciali sono un'evidenza che c'è da tutte le parti e il piccolo genere alimentare purtroppo non può competere con la grossa distribuzione. Non è solo il Conad, c'è pure l'Eurospin, c'è l'MD, generale. è un problema purtroppo generale. Però se tu metti dei negozi qualificati, per esempio le eccellenze enogastronomiche, per esempio il maialino nero casertano, tutti i prodotti con maialino nero casertano, oppure col pallagrello, oppure metti dei negozi firmati nel centro storico di artigianato, vedi che il centro commerciale, da che dovrebbe essere una rovina, potrebbe essere un indotto, crearti un indotto, quindi, per portare la gente da lì. Per rispondere, diciamo, sufficientemente alla telespettatrice... È normale che se mettiamo il genere alimentare normale, e al primo poi deve soccombere per forza. Per rispondere alla telespettatrice, diciamo che uno degli impegni che lei si assumerebbe nel caso fosse eletto sarebbe quella della promozione del turismo e quindi della rivitalizzazione del centro storico. E era il pallino nella mia precedente amministrazione, abbiamo parlato prima, l'ho dovuto mettere un attimo in secondo campo, perché c'erano i problemi finanziari che erano di essenziale importanza. Vitalità, vitalità. C'è un'altra telefonata in linea, spero. L'ho sentita? Pronto? L'abbiamo persa, benissimo, anzi malissimo. Un messaggio che lei rivolgerebbe agli avversari, indistintamente, alle tre liste. A parte la considerazione che io ho ascoltato prima da un cittadino, cioè una riappacificazione, secondo lei ci sono i presupposti per stemperare i toni, per riappacificare? Era questo il senso della mia domanda. Io sono per la pacificazione, però penso che finché nella popolazione non si inculchi il significato di legalità, di onestà e di trasparenza, ci possa essere ben poca pacificazione. Pacificazione. Ferdinando, tu volevi fare una domanda? No, più che una domanda... Io a questo punto divento un'altra volta opinionista e analizzo la serata. Sembra che questa competizione alifana si vada a misurare su un tema, solo tema. Il resto sì, sono il problema un po' di tutti i paesi, i centri storici desertificati, i giovani non c'è lavoro, maggiore attenzione o minore attenzione al patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, culturale, ma per Alife c'è un problema più sostanziale, più serio, che è quello del risanamento dei conti. Quindi io credo, da opinionista, che l'elettore alifano ha l'obbligo di analizzare questo status, questa condizione. Cioè, l'elettore alifano deve valutare i programmi dei quattro candidati alla prossima competizione elettorale per le cose che hanno fatto, che faranno o che hanno proposto nei loro programmi in rapporto al risanamento dei conti e, perché no, a quel punto ad avere un bilancio che possa anche essere propositivo per la crescita e lo sviluppo del paese. Mi dà un assist eccezionale. Ci mancava anche l'aiuto di Ferdinando. No, vabbè. Prego. Perché... poi volevo ringraziare, non so, il telespettatore che ha usato parole... di elogio nei tuoi confronti. È stato molto buono nei miei confronti, non credo di meritare tanto, però lo ringrazio. Anche noi siamo della stessa opinione, non sappiamo se ringraziarti o no. Comunque, allora, prego, la ringrazio per l'assist che mi ha fatto, perché... Ma non voleva essere un assist. No, lo so, però io lo considero come un assist, perché posso essere anche lo scemo del villaggio io. Ma mentre tutti in campagna elettorale, chi parla di una cosa, chi vuole fare le scuole, chi vuole fare le strade, chi vuole fare la condotta idrica che è di compito regionale, non è nemmeno di compito comunale, ma nessuno parla, solo io sto parlando di riorganizzazione della macchina comunale e di risanamento delle casse. Perché purtroppo i miei avversari non hanno capito una cosa fondamentale,
che ogni opera, anche essa minima, va progettata. C'è bisogno dell'impegno di spesa, c'è bisogno della disponibilità finanziaria, c'è bisogno della macchina organizzativa che funziona. Allora, se noi non risaniamo il bilancio, tutto quello che dicono è tutto fumo. Perfetto, io vi chiedo solo una cortesia di procedere velocissimamente perché siamo quasi alla chiusura della trasmissione, però abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Pronto, prego, prego. Sì, allora, volevo chiedere al dottore, lui diceva in campagna elettorale, io sono stato uno di quelli che l'ha votato, a mio malgrado penso, 18 attività commerciali al centro storico hanno chiuso, più o meno al centro storico, pure qualcuno fuori. Cosa pensa lui, che ha detto che c'è buone possibilità di portare nuove attività commerciali? 18 attività commerciali hanno chiuso. Bene. Bene, allora, grazie perché è una domanda molto importante. Come dicevo prima, ricollegandomi a quello che ho detto prima, la maggior parte erano negozi di generi alimentari, purtroppo. E ripeto, con la grossa distribuzione, ma non perché è aperto il centro commerciale, perché ci sono altre grosse distribuzioni. Il piccolo commerciante non può competere con la grossa distribuzione. Purtroppo in questo periodo in cui c'è la crisi, la gente se ne va pure a Caserta nel centro commerciale grande per risparmiare 50 centesimi. Però diciamo che per rispondere al telespettatore, indipendentemente se l'attività sia o meno artigianale, forse è chiaro che bisogna intervenire questa è un'evidenza, per una ripopolazione del centro. L'ha detto prima, nella passata campagna elettorale avevo parlato addirittura di sgravi fiscali per chi veniva ad investire nel centro storico. Quindi è uno dei primi obiettivi che ho. Benissimo. Abbiamo... Però dobbiamo andare per gradi, perché il problema fondamentale è quello là finanziario. Se non risolviamo quel tipo di problema là, tutto quello che viene dopo non serve assolutamente a niente. Nulla, è un castello di sabbia che crolla tutto. Abbiamo ancora pochi minuti di trasmissione. A questo punto il messaggio che invece lei rivolge agli elettori del comune di Alife. Sì. Qual è il suo messaggio? Allora, votare Uniti per Alife significa far ripartire Alife, con Uniti per Alife già è ripartita, mentre gli altri parlano di rinnovamento, noi a parole e a fatti siamo già ripartiti, perché con l'esternalizzazione dei tributi, con tutte le cose che abbiamo detto prima qua, con la lotta all'evasione fiscale, con il bilancio stabilmente riequilibrato, tutte le criticità per poi poter mettere in atto tutte le altre cose le stiamo già risolvendo, mentre gli altri devono pensare come fare, noi già siamo partiti nel risanamento. E poi abbiamo bloccato un'emorragia che era in atto, l'emorragia del malaffare, adesso è bloccata, c'è un bilancio stabilmente riequilibrato, un bilancio trasparente. Dal momento del dissesto non c'è più un euro della collettività che è speso, io dico, in modo riduttivo a vanvera o che è finito da altre parti. Quindi diciamo è un suo impegno nei confronti già dell'elettorato. Già siamo partiti, il rinnovamento è partito, è già partito. Lei vuole riprendere? Con la lista io sono abituato a parlare molto chiaro, con la lista Rinascita Lifana si torna indietro di 20 anni, con le altre due si rischia l'immobilismo, quindi questo è il momento per votare Uniti per Alife, per continuare la ripresa di Alife, e vi invito tutti quanti caldamente a votare con una mano del cuore, e nella cabina elettorale cercate di votare liberi da tutti i condizionamenti, non fatevi condizionare. Io lascio giusto un minuto ancora per una telefonata che era prima pervenuta e che purtroppo era caduta. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, la sento, buonasera. Buonasera a lei, prego. Vuole fare una domanda? Pronto? Pronto? Sì, la sento benissimo. Vuole porre una domanda? Una domanda al candidato sindaco, sì. Dottor Cirioli. Sì, prego. Dottor Cirioli, le faccio questa domanda. Nella passata amministrazione, o meglio nella sua campagna elettorale, avevate promesso di portare la gente ad Alife, nel centro storico, per diciamo anche rivalutarlo. Invece si è visto che con questa vostra amministrazione, da dentro Alife sono scappati anche i suoi famosi coniti. Va bene, grazie. Io credo, mi scusi, dato che il tempo purtroppo è anche quasi del tutto concluso,
Mi sento solo di poterle rispondere che se ha seguito l'intera trasmissione, risposte in merito al centro storico ne sono già date, tantissime. Le dico solo a 30 secondi per dare una risposta anche lei, diciamo, per aggiungere altro a quello che lei già ha detto. Niente da dire più di questo, è una domanda provocatoria, probabilmente fatta da qualche mio avversario. Io penso di aver risposto. Questo è nel gioco. Penso di aver risposto in modo esauriente. Esauriente già nelle precedenti. Invece di ripresentarsi qua e avere questo momento di funzione pubblica della vostra trasmissione che mettete a disposizione gratuitamente per parlare agli elettori. Gli elettori sono stati privati da tre liste, sono stati privati di conoscere il loro programma, quello che pensavano di fare. Solo questo. E poi arrivano queste telefonate tra bocchetto. Ci sono anche queste. A me non è che mi scalfiscono più di tanto. Ripeto, io sono uno che quando ho preso la mia direzione continuo come un treno in corsa. Di questo ne avevamo il sospetto. Allora io concluderei qui questo che doveva, ripeto, essere un confronto, ma ritengo che lo sia stato comunque, anzi, molto più efficacemente anche con la partecipazione dei telespettatori, delle telespettatrici che hanno chiamato e che ovviamente ringrazio, e di tutti coloro che hanno tentato di farlo e magari non ci sono riusciti. Ringrazio quindi il candidato Salvatore Cirioli per il rinnovo del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale del Comune di Alife in provincia di Caserta. Ringrazio il nostro opinionista che stasera ha avuto anche la sua parte, diciamo, di onore pubblica, appunto attraverso i complimenti pervenuti da un telespettatore. Io innanzitutto ringrazio voi che continuate a seguirci e continuate appunto a partecipare a quelli che, come ho detto in premessa, sono confronti che hanno una sola ed esclusiva finalità, quella di raggiungere al massimo l'elettorato, di rendere quanto più possibile un servizio, come ha detto anche poc'anzi Cirioli, del tutto gratuito, e per arrivare forse anche molto modestamente a quel risultato a cui prima abbiamo fatto cenno, di una riappacificazione di toni che possono consentire solo il progresso di qualunque comunità. Oggi si parla di Alife, nei prossimi giorni o nelle puntate precedenti abbiamo parlato di altri comuni. Quindi ringrazio tantissimo voi telespettatori e vi do appuntamento a domani sera, dove ci saranno qui in studio i candidati del comune di San Lorenzo Maggiore che si confronteranno sui loro programmi. Grazie ancora e buona serata a tutti. Buonasera. Serie di stupidaggini che sono abbastanza inquietanti. In un certo senso con la cultura italiana ci si può anche mangiare, tanto bisogna conoscerla, poi ci si può anche mangiare. Dire che le cose che dobbiamo dire alzando la voce, non come si fa in maniera un po' populistica come i cacicchi. Chi è che ha detto no? Io ho sentito solo sì. Mettersi dalla parte del cittadino, questo è quello che aiuta ad raggiungere l'obiettivo. Senza di lui, con la confusione totale che c'è, voglio dire, dovremmo ripartire per molte cose da zero. Il nostro credo è che il bene culturale è la locomotiva dello sviluppo del territorio. La passione si restringe nell'ambito in cui io vivo. Uno scopre il bene anche negli occhi degli altri e diventa qualcosa che fa migliorare la propria vita.